Avevamo parlato nell'ultimo collegamento che avevamo fatto di un colpo di stato in corso, non completo e non completato. E questo direi lo conferma. Qui abbiamo un fatto nuovo di grande importanza. Gorbaciov viene chiamato presidente. Gorbaciov non soltanto gli è detto che riprenderà le sue funzioni, ma viene chiamato presidente, così come presidente della Federazione Russa è e rimane Yeltsin. Quindi veramente un colpo di stato molto strano, molto parziale, che cosa che diciamo però con molta franchezza che rispetto al comunicato di questa mattina e queste successive dichiarazioni c'è un notevole divario. Bisogna Certamente. supporre che siano successe delle cose che hanno fatto ridurre l'ambizioso disegno che era stato, diciamo, presentato stamane nel comunicato, nei famosi quattro documenti iniziali che chiaramente dicevano che c'era un nuovo potere in Unione Sovietica. Che cosa è successo? Abbiamo visto fondamentalmente, le abbiamo viste nelle immagini, della popolazione sovietica di Mosca uscita nelle strade, forse anche in altre città. Abbiamo visto carri armati su cui salivano la gente, la popolazione che parlava, che addirittura in qualche caso cercava di togliere dall'interno del carro armato il carrista. Abbiamo visto soprattutto Yeltsin che in cima a non abbiamo visto bene, un blindato, quello che era, faceva un vero e proprio appello alla disobbedienza, e abbiamo saputo che Yeltsin ha fatto una dichiarazione di presa del potere sua, personale, su tutto il territorio della Federazione Russa. In altri termini, se il colpo di Stato è stato fatto e che era stato iniziato, sembra aver incontrato delle difficoltà. Non è stato completato, non è andato in porto nella misura in cui sembrava stamane potesse andare in porto, ma attenzione perché fin dall'inizio si è detto che l'Unione Sovietica è una realtà così articolata, così complessa, che realizzare il colpo di Stato non significa eliminare una persona, ma prendere il potere in tanti luoghi diversi contemporaneamente. Questo evidentemente non è accaduto. Si direbbe che il colpo di Stato, nonostante le smentite di Gennady Yanaev, di questo in fondo si trattava, fosse stato un poco affrettato. Questa è la situazione al momento attuale. Non è detto che più tardi non ci sia di nuovo un recupero da parte dei golpisti, chiamiamoli così, di questi signori che hanno ripreso il potere, ma fino a questo momento veramente di sentir dire, e attenzione che lo aveva già detto da stamattina, l'aveva detto Bush, non è detto che il colpo di Stato riesca. E Bush chiaramente aveva qualche informazione superiore a quella forse di cui disponiamo noi o di cui dispongono le agenzie.